Ciao a tutti e bentornati. Oggi video del mio piccolo progetto smaltimento, ovvero vi mostro tutti i prodotti che ho deciso di cercare di smaltire. Inizio col mostrarvi i prodotti che ho terminato e sono ben tre. Allora, il primo prodotto di cui vi parlo è la cipria della NYX nella colorazione banana, che è finalmente terminata. Sono contenta perché era già da un bel po' che volevo terminarla. Era rimasto proprio del prodotto qua attaccato ai bordi e poi passando il pennello per cercare di prelevarlo si è frantumato, quindi poi ho detto basta, è finita la cestino. Sono contenta e devo dire che è una cipria che ho rivalutato perché secondo me è ottima da utilizzare sul contorno occhi per andare a fissare il correttore, però sul mio contorno occhi se l'andavo ad applicare con una beauty blender e la tamponavo mi segnava troppo, invece era ottima da sfumare col pennello. Al momento non la riacquisterò perché comunque ho già quella della Essence che è abbastanza simile, anche se questa devo dire che tende leggermente a illuminare di più rispetto a quella della Essence, però in generale mi è piaciuta. Altro prodotto che ho finito e che non era nel progetto smaltimento è questo mascara della Essence You Bet and Work nella versione volume. Mascara stupendo, mi è piaciuto un sacco. Costa poco, mi dava sia lunghezza che volume, lo applicavo con facilità, non si sgretolava, non mi sbavava, ottimo. Per il prezzo che ha, se lo trovo lo riacquisto perché ha un prezzo davvero molto basso, circa 2-3 euro. Adesso è diventato secco e avevo difficoltà a stenderlo. Vedo che c'è ancora della pasta all'interno, ma è proprio secco. Lo scovolino è questo qui, ve lo faccio vedere. Curvo abbastanza cicciotto, mi è piaciuto davvero molto e penso proprio che riacquisterò. Altro prodotto che ho terminato, meglio che vado a cestinare perché non si può più utilizzare, è questa mini matita della Essence, la numero 07, che sono quelle appunto temperabili, che è diventata troppo troppo secca, quindi dato che è un prodotto che va sulle labbra eccetera non voglio rischiare. Era una matita molto carina perché era comunque abbastanza scorrevole, ma poi si asciugava e si fissava bene. Le matite di Essence costano un po' e sono molto valide. Ora passiamo ai prodotti che sto cercando di smaltire e vediamo a che punto sono arrivata. Partiamo dalla base e ho deciso di inserire, non mi ricordo se l'avevo già inserito il mese scorso, comunque questo fondotinta della Catrice, l'HD Liquid Cover Foundation nella colorazione 010. Ottimo fondotinta, un fondotinta opaco, un fondotinta lunga. Tenuta, io lo amo, è rimasto proprio un ditino. Ha un buonissimo rapporto qualità-prezzo perché comunque per il prezzo che ha questo fondotinta ha una resa stupenda sul viso. Non lo consiglierei ad una pelle particolarmente secca, ma se avete la pelle secca e cercate un fondotinta che vi duri tutto il giorno, dà un effetto opaco, andando ad idratare bene la pelle, quindi facendo una buona skincare e andando magari ad applicare al di sotto, aiutandovi anche con un primer idratante, questo fondotinta si può benissimo e tranquillamente utilizzare. Ottimo prodotto. Poi altri due prodotti, uno è sempre della Catrice, è il Light Correcting Serum Primer nella colorazione più chiara, se non sbaglio. Comunque questo primer siero, dicono che sia un siero, però vabbè, è un primer luminoso davvero molto carino. L'ho utilizzato e anche qui credo ne rimanga anche questo un dito. Ad esempio, questo fondotinta miscelato appunto a questo primer lo rende più idratante, lo rende più luminoso e molto più confortevole sul viso. E mi è piaciuto. Ottimo, ottimo prodotto. Altro illuminante liquido che ho utilizzato e che secondo me è lì per finire è questo qui della Mulac. Questi sono gli Oh My Gold nella tonalità gold. Questo qui sì, stupendo. Sta un po' cambiando la consistenza e la colorazione, ma è un ottimo prodotto. Io l'ho utilizzato tantissimo, lo sto utilizzando tuttora sia sugli zigomi per andare a illuminare, sia come base ombretto. È stupendo, super. Non credo che lo
lo riacquisterò, però è un prodotto che mi è piaciuto davvero molto. Procediamo con il mascara, sempre questo qui della Make Up For Ever, che ha un super mega enorme scovolone, è lo Smoky Extravagant. L'ho utilizzato anche se non tantissimo. La pasta è ancora abbastanza morbida, quindi si può ancora sfruttare. Non è male come mascara, ma va lavorato tanto. La pecca è che lo scovolino è troppo grosso, quindi perdo più tempo ad utilizzarlo e a lavorarlo. E poi ho notato che se lacrimo tende a sbavare, quindi non è stato un buon acquisto. Procediamo e ho utilizzato parecchio, e devo dire che si vede abbastanza, la cipria di neve. Questa era quella che avevo miscelato ed era la yellow e la nude. Allora, non è male come cipria, perché allora la yellow era troppo chiara, e la nude, essendo leggermente luminosa, ho detto le miscelo perché così le vado ad utilizzare. Io ai tempi la yellow l'avevo acquistata per andare a fissare il correttore sul contorno occhi, ma non credevo risultasse così gialla, e quindi sul mio incarnato troppo chiaro, comunque si vedeva il giallo della cipria. Utilizzata su tutto il viso non è male, non tende insieme. Utilizzata insieme alla nude su tutto il viso non è male, perché comunque mi dà un effetto luminoso, non tende ad opacizzarmi tutto il giorno, ma nel quotidiano è una cipria che va bene, ecco, è una buona cipria. Sempre per la base, il correttore della Essence, quello duo in crema. E devo dire che l'ho utilizzato. Qui il buco si sta ingrandendo un po' di più, qui un po' meno perché è il lato più scuro. Non è male come correttore, anche se queste tipologie di correttori non mi fanno impazzire perché tendono un po' a segnarmi. Però come correttore da utilizzare nel quotidiano, quando non ho, quando non devo magari stare via tutto il giorno, per andare un po' ad illuminare, non è malvagio, non è male. Poi, ah, ecco, c'è anche il primer della Becca, che sto cercando di terminare perché è andato oltre il pavo e quindi non voglio buttarlo via. Questo è il primer da applicare prima del correttore. A me piace, perché comunque io trovo differenza sia nella stesura che nella durata del correttore. Infatti, quando utilizzo questo e ci vado ad applicare sotto questo, il correttore mi dura molto di più e si sposta meno. Comunque, sono andata avanti e il buco si è ampliato, quindi ottimo. La base per ombretto di Essence, questa qui, quella che va ad omogenizzare la palpebra nella colorazione 01 Nude Beige, devo dire che l'ho utilizzata e la sto utilizzando, anche se non sempre, perché comunque è un po' scomoda, perché la pasta inizia ad essere sempre più dura, quindi devo scaldarlo bene. Quindi io prendo un pennello, lo prelevo, e scaldo sul dorso della mano il prodotto e poi vado a sfumarlo, però non è male. Funziona da primer, nel senso che non va ad esaltare i colori dell'ombretto, ma sembra più un correttore che va ad omogenizzare la palpebra. Inizia ad essere secco, infatti ai bordi il prodotto sta iniziando a staccarsi, però cercherò di finirlo. Poi, sempre per la base, sto utilizzando sempre, spero di terminare, la mia amata terra di Kiko in crema nel kit che contiene terra illuminante. A me questo prodotto piace molto e lo utilizzo sempre molto volentieri. È un prodotto che di per sé non è malvagio, perché comunque si sfuma molto facilmente. L'illuminante è molto carino perché dà un effetto bagnato naturale, ma effetto bagnato. E qua intravedo un pochino, invece l'illuminante ancora nessun buco, però lo stiamo portando avanti. E i due blush che non finiscono più, questi qua i soliti, questi qui della Kiko nella colorazione 03 e 04, e devo dire che stiamo
facendo dei grandi progressi. Allora, anche questo lo sto utilizzando molto di più perché vado a miscelarlo con questo e quindi riesco un po' a bilanciarlo. Questo più chiaro, adesso non so se vedete, però è tanto utilizzato. Questo un po' meno, ma mi sto impegnando e li sto terminando. Altri due prodotti che ho deciso di inserire in questo piccolo progetto smaltimento sono le due matite della Kiko, che sono le Brow Sculpt Pencil nella colorazione 02 e 03, che sono queste matite automatiche da una punta troppo spessa, secondo me. Perché allora va bene se avete le sopracciglia e dovete andare a riempire soltanto il sopracciglio, ma se dovete ricostruire pelo pelo il sopracciglio sono troppo grosse. Di per sé il prodotto non è malvagio, ma voglio terminarlo perché ce l'ho da un po' di tempo e voglio utilizzare altri prodotti per le sopracciglia. Ah, questa è la situazione. La parte scura, diciamo che ce n'è abbastanza, la parte chiara un po' meno e pian pianino cercheremo di terminarli. Li sto utilizzando spesso come base, poi vado a sfumare al di sopra degli ombretti opachi e utilizzati così mi piacciono di più che utilizzati da soli perché comunque si riempiono i buchini, ma non sono, avendo una punta spessa, non è preciso appunto e quindi preferisco poi andare a definire meglio con un ombretto e basta. Allora, questa è la situazione del mio piccolo progetto smaltimento. Fatemi sapere se magari avete dei prodotti in comune con me o se fate anche voi il progetto smaltimento e a che punto siete. Io spero davvero di cuore di avervi tenuto un po' di compagnia e niente, se vi va ci vediamo alla prossima. Ciao!